porterà, il mare ci porterà alla deriva, salire la risorsa e salire viva rotta, ronda ronda di Paola. Ronda di Porta Volta ATT. Salve, salve. Presentarsi, salve Rai di Roma. Allora, carrista Remigio Balzani. Presente. Bravo. Fante Basilio Fistoni. Presente. Bravo. Caporonda Andelmo Finardi. Presente. Più struggente. Presente. Accorato. Presente. Epico. Presente. Bene. Salutiamo il nostro pubblico. Uela, uela, uela. Ma bentornati. Bravi. Bentornati. Bravi. Sciogliete le righe, uomini delle colonie longobarde. Bene, adesso faremo un po' di ripasso. Bravi, così si fa. Ora siete pronti? Uè, Tinegger, fuori documento. No, è un ripasso. Uè, Tinegger, fuori documento. È un ripasso. Ho capito, scusi. Uè, Tinegger, fuori documento. Bravi, adesso... Camel, barchetta, caretta e ti turna dalla tua casetta. Bravi! Ed era il grido di battaglia. Cassoro! Ecco, vabbè. Abbiamo fatto tutto il repertorio. Tutto il repertorio. Siamo a vostra disposizione. Sì, tutto il repertorio. Eccoci qua. No, ma lasci stare, tutto il repertorio, direi che è tutto finito, insomma, il repertorio è esaurito, mi pare di capire, no? Eh? Ma come? Il repertorio è finito? No, guarda, dico, ogni volta è saluto. A vostra disposizione. Cosa vuole sapere? No, io non voglio sapere niente. Ah no, aspetti, c'è una cosa importante da fare perché cosa mi stavo fare? Dimenticando. No, ma parliamo un attimo prima. Qua c'è tutta una... Cosa sta facendo? Abbiamo accompagnato un clandestino. No, alla frontiera. Dai, insomma. Allora, no, ma è una cosa di un razzismo schifoso questo. È una cosa di razzismo. Eccolo lì. Ma, no, ma cos'è? Ma questo qua ma l'ho ammazzato, l'ho stecchito. Ma no, questo qua è per il virus della, dell'influenza suina. Cos'è? Ma qua è l'antidoto. Tira fuori il virus! Aspetta! Dammi tempo, no! Tira fuori il virus, Degger! Colpa dile! Ma no, ma no, questo... è il richiamo, questo qua! È la seconda dose! È come un antibiotico, capisci? Sì. Oh, adesso è a posto, vedi? Ecco, bene, siamo più tranquilli adesso. Bene. Se puoi mettere bene qui la carriola, eh? Sì, siamo ecco, mettiamo... bene. Oh, voilà. Bene. Adesso sto meglio! Siamo a vostra disposizione. Lasci stare! Lasci stare! Lasci stare, ma è sempre... Scusi! No, facciamolo vedere un po'! Basta! Dai! Fallo tu, fallo tu! Ma su, questa è indisciplina. Ma cosa fa? Cosa c'è? Basilio, per favore, mi presti una monetina? Ah, cercava gli spiccioli. Cercava gli spiccioli. Da uno o da due? Da uno. Da uno. Eccolo qua. Cos'è? Cioccolato? Cos'è quello? Questa è la nostra moneta, il doblone celto longobardo, che si usa nelle nostre colonie. Che cos'è il doblone? Celto longobardo. Ma longobardo? Celto longobardo. Ah, e quindi è certamente longobardo? È certamente, non faccia questi no, tempi. Voi della Rai di Roma avete sempre queste Ma perché Rai di Roma? Ma sto finendo questi tempi, vedrete. Ma siamo qui nello stesso studio a Milano. Remigio, fagli capire che cosa si tratta. Quel doblone lì è valido anche nel mercato europeo. Ha un potere d'acquisto che lei se lo sogna, hai capito? Sai che cosa si riesce a comprare con questa moneta? Un netto di mortadella, due etti di taleggio, quello stagionato, un maglione di lana merino, delle pantofole foderate, uno scatto di preservativi e una crociera. Una crociera, certo, una crociera. Con quel doblone. Una crociera nel Mediterraneo. Nel Mediterraneo. Mediterraneo. Sì. Parti da Genova, Barcellona, Malaga, Pistacchio, Peroncino, poi vai a Trieste e Courmayeur. Certo, Courmayeur in nave, si va a Courmayeur in nave, certo. Se lei è ignorante c'è il rompighiaccio, si arriva fino a Courmayeur. Ah, c'è il rompighiaccio? Scusi? Ecco, l'ha irritato. No, ma no, lei crede che io sia un pirla perché vado in crociera? Quelli che ci sono fiori di pirla non sono mai stati in crociera, attenzione! Io non mi sarei mai permesso! Basilio! Te sei mai andato in crociera? No! Hai visto? Va bene, ecco. Bene, cos'altro posso... Che cos'è? Perché sta male! No, è un fax! È un fax! Il tipico rumore del fax! Contratto con... Sì, ma non è arrivato minchia! Minchia! Va bene!
guarda bene, sì. Ah, bene, sì, mi ero sbagliato, è questo. Lì. Ecco, è arrivato il fax. Cosa dice, cosa per dice piacere? E vabbè, che ci vorrà aprire un foglio? Dice che sta arrivando una telefonata. Cioè, vi mandano un fax per dirvi che arriva una telefonata? Beh, certo, è una nuova tecnologia, perché lo sa bene lei che arriva prima la luce e poi il suono. Ah, no? Ho capito, allora quindi arriva prima il fiore e poi il frutto. Sì, sì. Arriva prima il radiologo sta e poi male. La radiografia. Sta male, che succede? Ha messo il vibro. Ah! Pronto? Sì. Sì. Ah, sì, va bene. Grazie. Cosa dici? Detto? Dove sta arrivando un fax? Allora, ma si va avanti tutta la notte così fate. C'è la ronda tutta la sera così. Vabbè. Il fax, fax. Sì, certo. Sì, sì, è il fax, di nuovo. No, Remigio. La tecnologia. Remigio che, Remigio che poi ne viene uno strappo muscolare. Come fa a sapere che c'è lo strappo muscolare? Ha lo strappo muscolare? È proprio qui dietro al trigemino di dietro. Aia, mi dispiace. Di dietro ci arriva anche dietro, giù, fessino. Mi dispiace tanto questa cosa dello strappo. E credi che sia un pirla perché c'è lo strappo muscolare? Guardi che c'è gente che sta benissimo eppure è pirla, che lei non ha idea. Come sta Basilio? Basilio, come stai? C'è lo strappo? Bene. Allora, visto. Cosa dice il fax? No. Si tratta di una scoperta, una scoperta molto importante, non so se posso dirla. No, e deve dirla. Ma sì, la divulghi, va. Divulghiamo. Divulghi pure. Allora, la divulgo. Divulghi pure. Divulgo. Divulghi, sì. Divulghi. È di uno scienziato longobardo. Longobardo. Nostro... Ma no, vabbè. Questo scienziato, un grande divulgatore della Padania. Questo scienziato ha scoperto perché i terroni sono sempre a tavola. Ma è una barzelletta? No, no. No, è una cosa scientifica. Sì, Perché vivono nel mezzogiorno. Una barzelletta. Ma cosa? Una battuta con freddura, vedi? Sinceramente io non l'ho capito. Ecco, infatti. E poi c'è la fuga dei cervelli, perché questo qua già sta partendo per l'America. Sì. America o qualche altro stato. Anziché trattenerli, li mandiamo via. Gente che ha un QI esagerato. Sì, in certi casi è anche un bene come questo. Va bene, benissimo, possiamo andare avanti. Ma sempre qualcosa da fare lei a Remigio, io non capisco. Sempre... Cosa cerca adesso? Cosa cerca? Niente. Come niente? Non so, niente. Va bene, stiamo un po' tranquilli, stiamo un po' sereni, rilassati. Cerchiamo di... Cioè, come sai quando si va a casa di amici che si beve qualcosa, ma tutti infatti, in pace, noi, sereni? Noi viviamo in genere sempre così. No, era un modo di dire. Ma era un modo di dire. Era un modo di dire. Cosa se volete bere qualcosa? Era un modo di dire. Cosa beve? Cosa beve? No, questo è sciroppo per la tosse, questo qua. Alla tosse? Eh sì, perché ho delle placche in gola. È di stagione. Ho la faringite, la stagione. È di stagione, sai? Vengono le placche. Un po', Sì, di stagione. Vengono le placche e fanno molto. Sono dolorose perché poi possono essere batteriche. E mi sta prendendo per il culo. Lei crede che sia un pirla perché c'è le placche in gola? Guardi che c'è gente che è pirla senza delle placche in gola. Un po' di rispetto, Va bene. Lei mi sembra che manchi di rispetto a quelli che vanno in crociera e che c'ha le placche in gola. No, no, assolutamente. E non solo. Assolutamente no. Dunque, no, ma riusciamo a fare una cosa adesso, cioè, visto che siete una ronda, no? Certo. Cioè, ecco, avete avuto interventi significativi questa settimana? Ma che, tutti i giorni tutti ce l'abbiamo. Ma uno, perché dobbiamo chiudere. Sì, ma che ieri mattina presto sarà state le 8:30 a.m. antimeridia. Sì. E ci ha avvisato la centrale che fuori da una discoteca c'erano ragazzacci ubriachi che facevano Che poi guidano e sono pericolosissimi. Allora noi siamo andati lì per misurare il tasso alcolemico. Alcolemico. Hai sentito che parola? Sì, complimenti. Mica... No, alcolemico. Volevo dire una parolaccia, alcolemico. No, alcolemico. Ve lo sognate voi della Rai di Roma un nome così? Alcolemico. Ma non siamo comunque, Roma, siamo a Milano. Vabbè, siamo andati lì e abbiamo trovato due ragazzacci. Cioè, com'era la situazione? Com'era la situazione? Adesso ve la mostriamo. Sì, grazie. Siete pronti, Remigio? Basilio? Sì. Vai, rappresentazione. Oh, porca troia! Tutta notte in discoteca e non ho battuto neanche un chiodo. E pensare che io sono carpentiere. Cosa vuol dire? Vuol dire che non si è andata... Ma cosa vuol dire? Intendevo che non dire... abbiamo giurato. Ecco, vabbè, facciamo la roba, beviamoci sopra, dai. No.
Dimentichiamo, no, dai, no, dimentichiamo. Ecco, è una serata di merda. No, non bevo, devo guidare, stasera devo guidare, devo portare gli amici. Sono l'unico sobrio stasera. Ma cosa te ne frega, un cicchettino, dai. Ma non insistere. Butta giù, ma che buono questo qua, dai, bevi. Do una bagnatina alle labbra. Sì, dai, ma non ti preoccupare. Stop! Ha visto? Guarda, gli sta dando della roba che sospetta sicuramente grappa a questo povero vecchietto. Ma noi, questo contrario. Disgraziato assassino. Ma noi, con grande garbo e al grido di Cassola, siamo intervenuti. Disgraziato. Ma non è vero. Non è vero. Abbiamo visto. Cosa sta facendo? Ma non è vero niente. Stai zitto tu. Cosa sta facendo? Si è benedetta la ronda, guardi, certo. Questo terrone qui, sì, venuto qui, con questa colla brasiliana, ma le volevo sniffare, guardi. Ma non è vero. Ha fatto sniffare, mi ha rubato il portafoglio. Ma non è vero. Mi ha portato via la pensione. La pensione. Ma perché? C'aveva un bel cappottino di cashmere e l'ha ciulato. Ma non l'ho messo, ce l'ho addosso. L'ha mangiato, perché questi li mangiano i cappotti di cashmere. Ma non è vero. Ha portato via la pancera. La pancera. Vabbè. Poi mi voleva saltare addosso, farmi delle robe. Anche quello. Secondo lei? Basta! Allora, però per amore della giustizia, controlliamo anche questo vecchietto qua. Sì, perché io ho visto benissimo, la scena non era così. Abbiamo il nostro strumento Per il tasso alcolemico, misurare il tasso alcolico, che non deve superare lo 0,5. Certo, vabbè, sotto lo 0,5. È una formalità. Certo. È una formalità. Soffi dentro. Quant'è? Porca troia. Quant'è? 110. E lode. 110. È una laurea. 100. Porca. Ma è... Cosa ho bevuto? Ma no, ho bevuto un bicchierino di Fernet, due bicchieri di Puntemes, Montenegro, un bottiglione di Bonarda, poi Sauvignon, Chardonnay, ribolla gialla, schioppettino. Anche lo schioppettino, buono. Schioppettino, Pinot Grigio, Barolo, Brunello di Montalcino. Il Vov con limone per dare una sgrassata. Ah, beh, però ha dato la sgrassata. Vabbè, ho capito, ma neanche in una vita uno beve tutta questa roba. Scusi. Ho un sospetto, però, Ma senti te, di dove sei, di preciso? Casal Pusterlengo, Valpadana, Lombardia. Ah, beh, ma allora tutto a posto. Ma come? Sì, perché noi lombardo-veneti abbiamo una deroga per noi teniamo l'alcol da Dio. Perché noi lavoriamo nei posti freddi, bisogna buttare giù roba. Ma faccia la prova, non è vero. Siamo capaci di tenere. Ma gli faccia fare una prova. Vai a pura a guidare. Ma gli faccia fare una prova. Gli faccia fare una prova. Il servizio guido la 90? Ah, sì, non c'è. Scusi, Caporonda. Tanto quell'ora lì in periferia, tu Tunnelier, che forse sul pullman. Non si preoccupi, va bene. Tu invece, Ninetto? Io ho bagnato solo le labbra. Sì, sì. Appunto, adesso vediamo. Soffia dentro, va. 0-1. Appunto, non ha fatto niente, infatti non ha bevuto. Questo dato mi è sospetto. Ma come? Non ho bevuto. Non ha bevuto. Senti, dove sei te? Di Acitrezza. Acitrezza? Eccoli, no, lo sospettavo. Acitrezza sul Naviglio. Ma che sul Naviglio? Questi qua non tengono l'arco. Così qua basta 0-1. Senti, la roba. Più vai giù, più l'arco non lo tengono. Non lo tengono l'arco. Sono 20 punti della patente e 300 euro. Ma io non guido. Vabbè, non ha neanche la patente. Hai visto? Se non guido. Va bene, allora adesso in galera subito. Avanti, sì, dai. Andiamo. E come un solo uomo abbiamo sgominato questa razza bastarda che dà il vino e i liquori ai vecchietti. Ronda di portavolta! Cassola! Ciao a tutti! Arrivederci, grazie! Ciao stasera! Ciao stasera! Grazie! Vieni qua! La macchia! Dimenticate scorte! Aldo, Giovanni e Giacomo! Bravi! Grazie a tutti! Ci vediamo! Domani sera? Sì, con Michael Bublé, col ministro Ignazio La...